Imola non è bello solo per le vie di fuga. Imola è uno dei circuiti rimasti quasi come erano prima. E l'anno scorso, se vi ricordate, è stato provato un esperimento per motivi logistici, poi non per scelta di fare le prove solamente il sabato. Perciò questi ragazzi che sono abituati ad andare in piste che conoscono bene, che hanno provato tante volte al simulatore, sono andati in una pista più difficile delle altre, provando solo il sabato, e c'è stata una standing ovation da parte di tutti quanti, perché alla fine sono i piloti stessi che vogliono le difficoltà, sono i piloti stessi che vogliono uno sport che chi sbaglia paga non facendosi male, ma insomma perdendo tempo. Sono i piloti stessi a cui piace andare a correre circuiti come Monte Carlo, Macao, dove stai lì, ce la faccio o non ce la faccio. E Imola ha veramente fatto il suo lavoro in un modo egregio e dobbiamo veramente essere orgogliosi che è stata riconfermata. L'episodio del Canada è stata la tempesta perfetta, perché c'era una voglia da parte di tutto il mondo di vedere una Ferrari vincente, specialmente guidata da Vettel, che stava già attraversando un periodo di difficoltà, e Vettel è veramente un pilota a cui tutti vogliono bene, perché è proprio un bravo ragazzo. Perciò da un punto di vista così del cuore, era proprio l'occasione perfetta per rifarsi, diciamo, e purtroppo è successo quello che è successo, condito da, mi dispiace dirlo, tanta ignoranza da parte di chi ha raccontato i fatti, perché è stato usato lo stomaco, il cuore e non il cervello nel raccontare le cose, e questo ha creato perché tecnicamente non era neanche facile da spiegare bene quello che era successo. Questo ha creato una rivolta che a me ha fatto male tanto, non solo per tutti gli insulti che io ho preso, che ogni tanto che non sono finiti, ma perché ha fatto male al motorsport. Al di là della giustizia sportiva, cioè che non era giusto che uno che esce di pista chiude contro il muro un altro che lo sta superando con 73 km all'ora di differenza, come se ti fa una volata al Tour de France. C'è uno dietro che ha più gamba e viene stretto contro le protezioni, e quello viene costretto a frenare. Però togliamo questo: la gente, il mondo si è rivoltato, e questo mi ha fatto male, perché io amo il motorsport in un modo sconfinato. È come se avessero toccato mio figlio, in qualche modo a causa mia, perché io ero uno dei quattro che ha preso la decisione. Perciò, dopo questa reazione, secondo me, giustamente, il motorsport si è chiesto: vogliamo fare le cose giuste giuste, o vogliamo fare qualche cosa che non che piaccia un po' di più alla gente? E allora si è scelto di essere un po' meno severi. E poi adesso si sta ritornando indietro, perché chiaramente il percorso che era stato fatto per arrivare fino al Canada non era della federazione, che voleva fare le cose in un certo modo, ma sono gli addetti ai lavori, come ho detto prima, che vogliono sapere bene cosa si può e cosa non si può, e più tu lasci libero, e più il grigio diventa sfumato. Ecco, è un equilibrio delicato. Non mi ricordo una volta di aver subito una penalizzazione contro il mio amico nemico Stefano Modena a Vallelunga ai tempi del Superturismo, parlo del 1980 e 94. Una penalizzazione perché io l'avevo toccato, che secondo me era una grossissima ingiustizia, e io ho un senso della giustizia veramente, veramente spiccato. Cerco di comportarmi bene, pretendo che la gente si comporti bene con me, eccetera. E io mi sono sentito usurpato. Avevo vinto il campionato, guidavo una macchina che non avevo bisogno di non prendere quella penalizzazione, ma l'ho veramente presa così male che ero molto vicino a smettere di correre, perché mi dicevo: io in questo sport non mi riconosco più, cerco di fare le cose fatte bene, vengo punito, penalizzato ingiustamente. Adesso, con tutte le cose che ci sono online, un paio di anni fa sono andato a rivedermi quell'episodio, sinceramente era giustissima la penalizzazione. Questo che significa? Che tante volte, pur essendo onesto, perché credetemi, io sono una persona onesta, specialmente con me stesso,
pur essendo onesto, uno vede le cose quando sei protagonista con i tuoi occhi nel tuo modo e pensi di aver ragione, poi a freddo dopo tanto tempo le rivedi con un occhio più obiettivo e non è così. E questo episodio mi ha insegnato veramente tanto, perché tante volte vengono dei piloti in sala commissari che ci credono veramente a quello che dico, tante volte sono dei grandi bugiardi e lo sappiamo noi e lo sanno anche loro, ma qualche volta ci credono veramente a quello che dicono e io qualche volta ho detto, guarda, ci rivediamo tra 10 anni e ne riparliamo, no? In generale il mondo del motorsport si aspettava un Perez che stesse lì con Verstappen, si aspettava magari, correggetemi se sbaglio, mi fa piacere sentire quello che pensate voi, si aspettasse un Ricciardo che, non dico insegnasse a guidare Lando Norris, ma insomma lo rimettesse un po' in riga, si aspettasse un Sainz che subito si auto posizionava, diciamo, in una posizione più o meno di gregario nei confronti di Leclerc, si aspettava uno Stroll che finalmente qualcuno gli fa vedere le cose, e invece abbiamo visto tutto un altro film. Alonso, perché star fuori per tutto questo tempo, arrivare in modo così perentorio con un Ocon che è uno di quelli veramente forti e tosti, secondo me lui è stato il secondo migliore dopo Hamilton, che ieri penso che indiscutibilmente è stato il migliore. Concordo. No, Fernando ha fatto delle cose incredibili, perché anch'io pensavo che avesse difficoltà, soprattutto con Ocon, perché Ocon è uno che va molto forte, è un pilota che è stato in squadra con Verstappen in Formula 3 e se la giocavano, quindi è un pilota forte. Fernando ha lavorato anche molto bene, secondo me, perché in qualifica, no, il venerdì e il sabato mattina non era velocissimo, cioè nei tempi era sempre dietro, sto sempre stato dietro a Ocon, ma quindi ha lavorato bene, ha preparato la macchina in modo giusto, poi dopo quando c'è da fare il tempo l'ha fatto, e io non perché avessi dei dubbi, perché Fernando non li potesse fare, però sono rimasto colpito, perché comunque è stato in Q3, Ocon è uscito in Q1, e poi ha finito nono, forse neanche decimo, ottavo nono. Quindi poi in gara finché non ha avuto problemi è stato fortissimo. Quindi in gara gli è andato un pezzo di carta nella presa d'aria del freno posteriore. Certo, esatto. Perciò. Quindi è iniziato a perdere, sì, stranamente è iniziato a perdere, ma ha lottato la prima parte di gara, ha lottato bene. Cioè, non è che, e non credo che l'Alpine sia non mi pare una macchina fortissima. Questo è. Vabbè, Perez anche lui ha fatto un. Però questo anche fa vedere, secondo me, anche il livello delle macchine, perché diciamo che c'è stato un riavvicinamento di tutti quanti, di tutte le macchine, una vicino all'altra. È chiaro che Red Bull e Mercedes sono vicine, soprattutto per la Honda, secondo me. Per la Honda, perché ha fatto uno step importante, hanno spinto molto, hanno anticipato tutti gli step dell'anno il più presto possibile. Quindi le macchine sono vicine, però fa vedere il livello, cioè il livello della macchina rispetto alle altre, quindi le forze in gioco sono queste, una macchina molto forte, lui gestisce molto bene le gomme, Perez gestisce molto bene le gomme ed è arrivato quarto, mi pare, no? Quindi una gara... Sì, una gara... È arrivato quinto, quarto Norris, quinto Perez. Ah, quinto Perez, scusa, sì, vero. Poi la Ferrari ha migliorato chiaramente, però alla fine c'è la lotta dal terzo al quinto, sesto posto, che può essere terzo come può essere sesto, perché alla fine è mancato Gasly, perché Gasly poteva essere uno veloce, avrebbe potuto far bene, secondo me. Si è autoeliminato con una Ferrari, con chi, con Leclerc, mi pare, una cosa del genere. Certo. E poteva lui essere della mischia. È stato subito a livello
Io penso E che poi ha veramente tentato tanta di roba. fare il Q2 con le gialle, cioè, non è che... Difatti, se, anche qui è discutibile la scelta che è stata fatta, perché soprattutto... Però c'è una convinzione importante, se uno che gli dici, questo qui ha 20 anni, ha detto, poteva qualificarsi benissimo con le rosse, ma bene, bene, andare in Q3 facile forse. Ha tentato in Q2, le gialle e poi dopo non so per quanto è rimasto fuori, per anche per un errore forse, non so cosa sia successo. Gabriele, tu sai bene che poi queste scelte sono fatte condivise dalla squadra, perciò se la Esatto, squadra ha preso questa decisione significa che la birra c'era per fare quello che... cioè, c'era la poi, perché non è che lo fai con la certezza che non lo puoi ottenere, se no non lo fai. Gasly ha fatto il quinto tempo, quindi ed è entrato nei 10 con gomme gialle. Possibilità c'è, è ovvio che essendo un debuttante probabilmente bisognava metterlo in condizioni di avere più sicurezza, ecco, come poi in realtà ha fatto fare in prove libere 3 che aveva il secondo tempo con le gomme rosse, quindi probabilmente si doveva fare per tornare avanti, magari fare strategie diverse rispetto a Gasly, però è stato un bel debutto perché in tutti i weekend è sempre stato là davanti e ha commesso l'errore, ha fatto solo un 3 secondi che ci sta, insomma. Volevo chiedere anche a Emanuele, la Ferrari, perché allora, io sono un grande estimatore di Carlos Sainz, è un uomo molto molto forte e mi ricorda, è un pilota che ho avuto che non lo conosco, quindi mi ricorda anche Fernando come pilota in gara, probabilmente non velocissimo in qualifica, però in gara molto forte. E pensavo che fosse più vicino a Leclerc, oppure io pensavo che gli sarebbe stato davanti subito, invece ha avuto, non so se abbia avuto problemi, non mi Beh, ricordo. Gabriele, gli è stato davanti in prove libere 1, prove libere 2, prove Sì, libere vabbè, a il 3. Gli è tempo era lo stesso. stato davanti nel Q1, nel Q2 ha perso nel Q3 perché ha fatto un errore. L'altro è stato bravissimo perché ha ottimizzato, però ritengo che per Sainz, io sono come te stimatore di Sainz, io 10 anni fa ancora ne parlai con l'FDA per farlo entrare in FDA. Quindi sono l'estimatore di Carlo. Secondo me l'unico errore che ha fatto poi ha condizionato, perché quando parti ottavo, nono, è già diverso che essere quarto, quinto, e ha condizionato la gara in una gara che abbiamo già visto venerdì mattina, che nei long run la Ferrari purtroppo non era al testa delle squadre attorno alla Ferrari, non sto parlando di Mercedes e di Red Bull. Di conseguenza per me è stato una un piacevole debutto quello di Sainz. Poi è chiaro che Leclerc è anche spinto da Sainz, mi sembra che l'abbia detto anche lui, ha fatto un giro fantastico facendo il quarto tempo, l'unico giro perfetto che ha fatto nei 3 giorni. Sono d'accordo, un paio di considerazioni. Sappiamo tutti che è stata fatta appena una gara e anche una gara particolare perché le prove quest'anno sono state molto poche e poi ricordiamoci che le prove libere in Bahrain, quelle fatte le prime prove, perciò con la luce del giorno, avevano una temperatura dell'aria e dell'asfalto così alta che erano praticamente inutili perché uno si trovava poi con la temperatura della gara e delle qualifiche, cioè delle 6 del pomeriggio, veramente a guidare un'altra macchina. Perciò i piloti si sono trovati a guidare un mezzo che veramente conoscevano poco, più imperfetto o meno perfetto di quello che normalmente è. E questo, oltre al fatto che all'inizio c'è sempre un po' di ruggine perché le prime gare ancora devi prendere un po' di confidenza, secondo me ha fatto sì che non tutti si sono espressi sempre per il loro valore. Detto questo, io credo che Sainz ha fatto veramente tanto bene perché se guardiamo lo stipendio che prende Leclerc e lo stipendio è forse l'unico metro di paragone per capire quanto un pilota è stimato dalla squadra. Perché se no non lo pagherebbero così tanto. Leclerc ha avuto un contratto di 5 anni con uno stipendio veramente
veramente, veramente alto, e perciò tutti si aspettano che sia un gradino sopra Sainz, in teoria. Secondo me Sainz gli ha dato del bel filo da torcere e sarà un compagno di squadra impegnativo. Sainz viene dalla McLaren, che è secondo me una squadra quasi perfetta in questo momento, perché sono riusciti a creare, grazie ad Andrea Stella e Andrea Seidel, che è il team principal che viene dalla Porsche Prototipi, e grazie ai due piloti che sono stati bravissimi, anche molto intelligenti, un ambiente così sano, positivamente sano. I piloti erano quasi amici, si stimolavano a vicenda, spingevano tutti nella stessa direzione e hanno creato un gruppo di lavoro veramente, veramente efficace. Sainz viene da una realtà dove ha capito che un certo tipo di collaborazione alla fine fa bene a tutti, e io penso che questo lo porti in qualche modo lo porterà anche nella Ferrari. Io penso che poteva lottare per un quarto o un quinto posto se rimaneva in gara, ma dei sei e dei ma lo vedremo alla prossima gara. Indubbiamente la Honda ha fatto un gran salto in avanti. Io l'avevo visto nei test invernali, l'Alfa Tauri è venuta in Imola con la macchina vecchia a fare dei giri per Tsunoda, e avevo visto le macchine pur con telaio vecchio in grande spondolo, quindi era evidente che la Honda aveva fatto un passo in avanti, e l'ha dimostrato in questo weekend sia con la Red Bull che con l'Alfa Tauri. Poi cioè, gli errori ci stanno, sono comunque ragazzi giovani, il campionato è lungo, credo che l'Alfa Tauri possa esprimersi a livelli per lottare per un quarto, un quinto posto, che è da anni che non inseguono questo quinto posto del mondiale. Penso che quest'anno con questi due ragazzi possono arrivarsi. La macchina mi è sembrata estremamente competitiva, anche nei long run consistente, quindi l'ha dimostrato Tsunoda nella gara che ha fatto, quindi Gasly, che indubbiamente ha più esperienza e che ci ha fatto già vedere di che stoffa è, probabilmente farà vedere cose importanti. Adesso una gara non va giudicata, perché erano 4 mesi, 3 mesi che non sentivamo l'adrenalina della competizione, però direi che è la prima di una lunga serie, compreso un circuito che è stato un po' disturbato dal vento, da pochissime prove, perché non lo diciamo mai, ma siamo l'unico sport dove non facciamo allenamento, per cui 3 giorni, anzi 2 giorni, perché un giorno era più sabbia e vento che pista, per cui io credo che questa gara vada presa come un inizio di un campionato che indubbiamente non sarà facile, però un campionato che ci dovrebbe dare delle soddisfazioni. Si è visto subito, evidentemente stavano facendo delle prove di motore, e si è visto subito che avevano un bel ritmo sia come prestazione sul giro, comunque una macchina vecchia, ma soprattutto come affidabilità, perché hanno nei 2 giorni, 3 giorni hanno fatto parecchi giri. Quindi è un buon segnale. Quando la affidabilità ti supporta, puoi sviluppare la macchina, puoi fare tante altre cose che aiutano a crescere la squadra, il team. E mi sembra che sia anche una bella coppia come pilota. Secondo me l'ambizione gli è stata attribuita dagli altri, perché non mi sembra che loro si sono mai sbilanciati troppo. Io penso, da quello che mi ricordo, loro hanno detto stiamo meglio dell'anno scorso, vediamo, però c'è stato sempre un atteggiamento prudenziale. Io penso che alla lunga di sicuro hanno fatto dei passi avanti importanti, e credo che alla lunga, dopo i primi due intoccabili, ci potranno essere, perché alla fine come esperienza, solidità e anche apporto tra i due piloti, al contrario dell'anno scorso, è forte. Perciò io su un terzo posto ci scommetterei, ma insomma sinceramente mi piace molto di più commentare i fatti che le speculazioni.
il terzo posto ovviamente sarebbe quasi come vincere il mondiale, la vedo ancora però un obiettivo non facile da raggiungere, visto questa prima trasferta. Indubbio che rispetto all'anno scorso sono quelli che hanno perso meno di prestazione rispetto agli altri. Io questo non so se sia un vantaggio o uno svantaggio, nel senso che io penso che cominceremo a vedere dalla Spagna le vere macchine del 2021, di conseguenza andrei piano a esprimere dei giudizi o delle conclusioni su quello che può essere questa stagione. Adesso ci siamo visti e goduti questo primo Gran Premio, che sono d'accordo con Emanuele, è stato bello per tanti punti di vista. Adesso il circus viene a Imola, in quel circuito che l'anno scorso si è fatto vedere delle belle cose, che come ha sottolineato ancora una volta Emanuele, sono pochi punti di sorpasso, ma sono tanti punti dove se sbagli paghi dazio, di conseguenza sarà interessante vedere questo Gran Premio. E poi bisogna aspettare, non direi per tornare, ma io penso che in Spagna si comincerà a vedere il vero valore dei vari team, e quindi anche la Ferrari, se vuole ambire questo terzo posto o quarto posto, dovrà farci vedere qualcosa in più rispetto non solo sul giro secco con un long run, dove purtroppo abbiamo visto che è un po' in difficoltà. No, è chiaro che potenzialmente è possibile, perché la McLaren, che adesso è la terza forza, di cui è stato il risultato di questo Gran Premio, non era lontanissima. È chiaro che tolti i primi due, che comunque fanno campionato a parte, mi pare che non ci sia speranza per nessuno di potersi andare a inserire in mezzo. Bisogna capire bene McLaren, Ferrari, Toro Rosso e Aston Martin, perché quindi potenzialmente è possibile, però potrebbe essere anche una lotta molto forte che ti trovi anche quarto o quinto. Questo è chiaro che la Ferrari è migliorata, la coppia di piloti secondo me è fortissima, perché come ripeto prima, non è che non volessi stare frainteso, non è che non pensi che Leclerc è forte. Penso che Sainz è altrettanto forte, quindi può darsi anche che mi sbagli, però in un'ottica di redditività in gara è uno che può fare differenze in termini di punti, quindi per il campionato del mondo la classifica è un pilota importante. Però alla fine ha preso un minuto anche questo Gran Premio, è arrivato a un minuto mi pare, quindi non lo so. Mi sarebbe piaciuto vedere Gasly cosa sarebbe riuscito a fare nei confronti di Ferrari e McLaren, quindi questo sarebbe stato già qualcosa di più, anche se è mancata la Aston Martin un pochettino, anche se Stroll, devo dire che io bisogna anche spezzare un elogio per Stroll, perché per me è sempre stato trattato, non è che sia trattato, è sempre stato giudicato come un pilota che è in Formula 1 per il padre, che è vero, però comunque è in Formula 1, secondo me sa starci. D'accordissimo. E io l'ho visto, sono anche sorpreso in alcune negli anni, perché a fine ricordiamo che qualche anno fa Monza fece una pole, non la pole, sotto l'acqua per la qualifica, sì. Bruttissima, arrivò secondo o terzo, non mi ricordo, ha fatto una pole l'anno scorso, quindi è un pilota che secondo me non è male. Quando c'è un incidente, perciò una bandiera gialla e un pericolista, nel vecchio motorsport i piloti erano, diciamo, non so se definirli un po' più saggi, ma insomma di loro spontanea volontà rallentavano quello che serviva. Adesso le gare le giochi sulle frazioni di secondo, e negli ultimi anni è diventato sempre più difficile chiedere ai piloti di rallentare, perché loro hanno sempre chiesto: ma quanto devo rallentare? Se io rallento un secondo e il mio avversario rallenta 8 decimi, non è giusto. E si è creata una difficoltà nel quantificare quanto i piloti devono rallentare. Purtroppo è grottesco quello che dico, ma il buon senso non esiste più. Bisogna dare ai piloti esattamente gli strumenti per non avere un vantaggio o uno svantaggio. E allora
nelle prove, visto che per un periodo si è detto se uno perde in un microsettore sarebbe normalmente un centinaio di metri, perciò la larghezza di una curva, c'è da 100 a 200 metri, ce ne sono una ventina in un circuito di Formula 1 di microsettori. In quel microsettore dove c'è la bandiera gialla, se perde mezzo secondo va bene. Poi purtroppo è successo l'incidente di Jules Bianchi, che sappiamo che il motivo per cui lui è uscito di pista è che la pioggia stava aumentando sempre di più, e allora lui quel mezzo secondo lo perdeva in ogni caso per le condizioni di pista che si stavano deteriorando. Si è capito che nella testa dei piloti non andava bene dare solo un tempo sul giro e basta, e allora si è chiesto: se c'è una doppia bandiera gialla, tu devi abortire il giro, cioè non devi fare un tempo significativo, perché tante volte ti venivano in direzione gare e dicevano: sì, ma io in quella curva ho perso questi decimi, il resto ho guadagnato in tutto il resto del circuito. E alla fine quello che serve quando c'è una macchina ferma in pista è che i piloti rallentino veramente. E allora la regola è diventata: devi rallentare e non devi fare un tempo significativo, che praticamente devi abortire il giro. Seb purtroppo ha rallentato il giusto, però ha continuato il giro, mentre gli altri no. E non va bene, non va bene anche nei confronti degli altri che hanno abortito un giro, e non va bene perché se tu crei un precedente puoi creare una situazione di pericolo. Purtroppo i piloti si devono mettere in testa: quando vedono una bandiera gialla, sfortuna delle sfortune, quel giro non esiste più, devi solo pensare a evitare un potenziale incidente. Mi dispiace un sacco, perché veramente è un pilota che va aiutato, Vettel è un bravissimo ragazzo, una persona intelligente, tutte le cose, però ci si mette da solo in situazioni così, purtroppo. Io credo che purtroppo solo lui può risolvere il problema, lui guardandosi nello specchio con l'aiuto probabilmente di qualcuno. C'è qualcosa, io lo sostengo da tempo, che è scattato nel luglio del 2018 nella famosa curva e gara di Hockenheim. Dopodiché qualcosa nella sua testa sta girando nella parte sbagliata, a mio parere. Poi come aiutarlo, anche a me dispiace, perché vedere un personaggio un 4 volte campione del mondo commettere gli errori che ha commesso anche in questo weekend, del doppio bandiera giallo, un test e coda, il tamponamento in gara, sono tre errori che un 4 volte campione del mondo non si può permettere di fare. Per cui è difficile dargli un consiglio. Io credo che debba fare un buon ritiro collegiale e spirituale, nel senso che si deve esaminarsi lui. Probabilmente non voglio esagerare, può anche essere che è finito un ciclo, è difficile uscire da una situazione del genere, soprattutto, adesso ripeto, una rondine non fa primavera, anche se abbiamo difeso e lo continuerò a difendere Stroll. Quindi non voglio fare i paragoni che non è corretto fare. Io vado a esaminare i tre errori che ha fatto, non vado a fare un compare con Stroll. Purtroppo sono tre errori che un 4 volte campione del mondo non può fare, e negli ultimi 2 anni ne ha fatti tanti, al di là delle macchine poco competitive o da certe situazioni di squadra e così via. Però onestamente secondo me deve riflettere a lungo e intensamente, e anche serenamente, su quello che può essere il suo futuro. Evidentemente da questo Vettel che soffre la macchina leggera, ma è andato di fatto, anche se non lo posso constatare coi fatti perché non l'ho mai seguito, quindi se ne è sempre parlato di questo. È chiaro che capire, sai, il taglio aerodinamico, il taglio del fondo, è chiaro che ha cambiato un po' le mappe delle macchine, e le macchine non è che sono state ricostruite nuove quest'anno, quindi sicuramente la Mercedes ha pagato abbastanza, o la filosofia Mercedes ha pagato abbastanza il taglio del fondo, pare. Quindi,
Questo qui è chiaro che ha fatto fatica a ritrovare un bilancio corretto, però devo dire che la Mercedes, quello che sembrava, cioè, se parliamo di filosofie simili, sembrava una macchina che nei test fosse molto messa male, ha recuperato molto bene ed è una macchina che credo che non ha più i vantaggi degli anni scorsi per ovvi motivi, perché la gente ci si avvicina, cioè, le squadre migliorano con i regolamenti bloccati, con gli sviluppi bloccati, inevitabilmente vai a chiudere il gap, perché non ti permette di fare una macchina nuova completamente, quello che è successo quest'anno. La Mercedes mi sembra che abbia recuperato e poi non è... E secondo me lo ha recuperato anche un pochettino rispetto ai test, lo ha recuperato anche l'Aston Martin, perché comunque non era andata benissimo nei test e secondo me Stroll ha fatto un'ottima gara, quindi è stato sufficiente consistente. Quello che è mancato Vettel, secondo me. Chiaro che andare a imputare il taglio del fondo alla prestazione di Vettel lo vedo un po' difficile. Credo che ad oggi i valori in campo sia difficile da farli cambiare con una pista. Penso che la Red Bull e la Mercedes saranno sempre là davanti, perché comunque hanno la capacità di adattarsi delle prestazioni sia di motore che di livelli di carico alti. Quindi credo che non è tanto la pista che fa, sono le macchine che ad oggi sono molto performanti. Imola sicuramente è una pista di motore. Di motore e anche di carico, perché quindi è una cosa che va con, una va con l'altra, più potenza hai più carico puoi mettere, quindi penso che comunque le macchine vincenti levate davanti saranno sempre loro due. È chiaro che rispetto al Bahrain ci sono delle varianti, perché ci sono due chicane prima di arrivare alla Tosa, la variante alta, quindi sono macchine che devono essere agili nei cambi di direzione e anche una buona trazione rispetto al Bahrain. Non è una pista di grandissima trazione il Bahrain, a parte la prima curva, mentre Imola è una caratteristica che è evidente, questa è.